Mi piace quando fai così. Si ricordi una cosa, Presidente, io ho partito e non le sbaglio mai a preparare. Oh, e domani? Si ricordi questo, Presidente? E domani, lo sai che facciamo? Possiamo farcela! Si ricordi questo, io ho partito e non le sbaglio mai a prepararle. No, è stato detto. Certo, lei, non glielo dico, non glielo chiedo perché so già la risposta. Molti, qualcuno in sala stampa diceva, chiedi magari a Coach Bernardi se lui il giorno prima ci avrebbe creduto in un risultato del genere. Io la risposta è stata no, perché lui avrebbe voluto il 3-0. Ma io non rispondo della gente che mette ancora in dubbio se io ci credo o no ai miei giocatori. Comunque, molto semplice. La dimostrazione è stata che il gruppo ha saputo rispondere e la prestazione che si è vista in campo è stata notevole. È stata una bellissima reazione. Questa vittoria qua è una vittoria della squadra, dei giocatori, perché non è facile aver perso nel modo che abbiamo perso a Trento. Io sapevo che la mia squadra non era quella di Trento, non abbiamo ancora vinto assolutamente niente, domani giochiamo contro uno squadrone. Una cosa è certa, abbiamo eliminato i favoriti. Cosa si aspetta da Kazan domani? Una partita altrettanto difficile come quella di oggi. Grazie coach. Prego. Cosa dirà adesso alla squadra? Ma gli ho fatto i complimenti come quelli che glielo ho fatti sempre. Io alla squadra gli ho sempre detto che ci dobbiamo credere. Io alla squadra gli ho sempre detto, anche dopo la partita che abbiamo perso a Trento, che lì non era problema né di tattica né di tecnica, ma era un problema solamente di forse un approccio mentale, di un'aggressività sportiva magari venuta un po' meno. Questa squadra non è che non gioca con il cuore, è che certe volte ci blocchiamo davanti a delle cose, dalle inesattezze che facciamo noi, e ci pesano troppo. Dobbiamo giocare più liberi, e domani non abbiamo ancora i favori del pronostico, quindi dobbiamo giocare altrettanto liberi come oggi.